Giorno 22 del calendario dell'Avvento. Cioè, cosa ve lo dico a fare? Manca pochissimo. Tra poco il nostro angioletto ci dovrà anche salutare. Creme, una crema da notte di Balea per il giorno 22 e un roller baby lip gloss di Trendy Tap che mi serve sicuramente. Giorno 15, Rituals Shampoo Volume e Nutrizione. Giorno 16, calendario avvento, look fantastico e una bella matita nera per gli occhi. Buongiorno, benvenuti a questo nuovo video. Vi volevo dire prima di iniziare a parlare che ho girato un video su un gruppo chiuso perché c'era prima di questo dell'altro video, 2 video fa, un video Temporary Restore della Shein a Milano e qui ci sono quello che ho acquistato che vedrete già online, che vedrete nella mia community social, basta iscriversi, è un social bellissimo, divertente, ci sono tutti i contenuti esclusivi come questo, quindi vi aspetto, è semplicissimo, vi lascio il link con il video qua sotto così vedrete. Oggi parleremo di giudizi, giudizi degli altri, vi fate problemi per i giudizi degli altri? Tante persone si fanno un sacco di problemi perché il tuo comportamento, il tuo modo di essere spesso è influenzato da quello che possono pensare gli altri, anche se non te lo dicono, però tu nella tua mente pensi che quelli pensano così, ti giudicano in questo modo, e quindi tu non ti senti, non sei te stesso, non sei al naturale. Quindi la cosa più importante è sempre farsi scivolare le cose addosso e non farsi problemi per i giudizi degli altri. In questo periodo poi i giudizi degli altri sono ancora più, come posso dire, specifici perché tra parentesi, nelle case adesso con i parenti, ovviamente capita che quello ti giudica perché sei vestita così qua e là. Quindi, se non volete essere giudicati, non fate niente, vi mettete tu, ah, magari dice, ma mi vesto anche tutto di nero, c'è sempre da ridire. Purtroppo ci sono quelle persone lì. Secondo me la cosa migliore è ignorarle e fare finta di niente. Però io dico sempre: ma scusami, loro giudicano me, ma io non posso giudicare loro. Loro non possono pensare che anch'io ho delle mie idee nei loro confronti. Ecco, sempre dovete dire così: ah, questo si fa questi problemi o pensa di me così. Ah, sì, però che cosa pensa che io penso di lui, per dire? Quindi siate sempre voi stessi, fate quello che vi pare. Poi, soprattutto, io dico con certe persone quando non vi trovate tanto bene. Ciao, buongiorno, buonasera, però poi a pelle, quando non c'è quella co feeling, dov'è che si va da nessuna parte, quindi poi non ti va neanche di dire. Ecco, secondo me la cosa migliore è comunque non dire proprio tutto quanto dei fatti propri, che a volte c'è certa gente a parlare sempre di tutti i fatti propri. Certe cose non c'è bisogno di dire, soprattutto quando uno deve ostentare, mi sono comprata la borsa, il cellulare nuovo. Ma se hai comprata la borsa, devi dirla alle persone lì, apposta, poi dopo ti giudicano, fatti i cavoli tuoi, non è che devi dire niente. Se hai comprato il cellulare, ma chi se ne frega, compratelo e basta, non è che devi dirlo al mondo intero, ce l'hanno tutti il cellulare, ormai tanto tutti fanno i finanziamenti per comprarsi le borse, l'hanno detto oltretutto che anche qua in Lombardia metà dei lombardi fanno i finanziamenti da 10 a 20 mila euro, non per ovviamente comprare la casa, per vacanze, per cellulari, per farsi vedere, ecco, e poi dopo non c'hanno i soldi per pagare le rate, ecco. Come siamo conciati, fa ridere la cosa. Quindi non è tutto apparenza, sempre l'ho detto anche in altri video, quando vedete le persone che sono in un modo che vogliono apparire, uno le giudica, cavoli, che bella vita fortunata, poi invece è tutta una tristezza unica, eccetera. È tutto sempre ben diverso da quello che è. Però ecco, qui si parla del discorso di essere giudicati, vi fate problemi, non ve li dovete fare. Ah, ecco, se mi vesto così o mi trucco, mi metto il trucco, metto il trucco con rossetto rosso, stasera vado a cena con i parenti, mi giudicano perché c'ho il rossetto rosso. Ci sono anche queste situazioni qua, oppure le unghie,
a me sempre con le unghie, ma come fai ad andare in giro? Ma ragazzi, sì, vabbè, sono unghie, ma ci ho mutato 1 metro, sono abituata, la faccio di lavoro, la pubblicità è l'anima del commercio, che vado in giro con le unghie tutte mozzicate e mangiate, io che faccio le unghie, ma logico che le tengo bene perfette, non devono essere impeccabili sempre, e poi me le faccio io, per cui rimangono sempre perfette, no? Però non è che mi faccio problemi, non gli piacciono le mie unghie lunghe, ma chi se ne frega, non ti piace il mio rossetto rosso, o ti piace il mio rossetto rosso, mi giuri che mi chiedono anche te il rossetto rosso se ti sta bene, ti sai truccare, bisogna sempre truccarsi, logicamente dipende anche da dove si va, perché se andiamo in un evento molto sobrio, c'è bisogno di essere troppo esuberanti, se invece si va in un ambiente un po' estroso, logico, se vai in discoteca ultimo dell'anno ti puoi eccedere. Quindi, insomma, più che altro non è il fatto di essere giudicati, è trovarsi a proprio agio nelle situazioni giuste, capito? Quindi ogni abito, ogni look, ogni modo di essere, di come comportarsi, è comunque va a pari passo da dove ci troviamo, no? Puoi un po' essere brilla se sei per l'ultimo dell'anno, ovviamente senza guidare la macchina, chiamando il taxi e non andare in macchina con sconosciuti o con gente che ha bevuto. Perché scusami, io ho bevuto e poi mi faccio accompagnare a casa da uno che ha bevuto. No, prendete il taxi sempre, ragazzi, sempre, sempre, chiamate parenti, se no, ma non andate né a piedi e non andate con gente che bevete, mi raccomando. Questa è una cosa mia che lo dico così in più, e quindi avete capito, si va dai parenti, se sapete che sono un po' serpenti, cercate di evitare così, e poi niente ostentare e non dire troppo le cose nostre, quelle lì private, di famiglia, perché poi sai, magari lì per lì ti va di dirle, poi, ah, perché gliel'ho detto, ah, poi dopo adesso questi, figurati, lo vanno a ridire al parente, al cugino, del fratello, alla suocera, cioè, capito, non va bene per niente. Quindi la cosa è saperci noi, trovare al momento giusto e saperci comportare in modo che i giudizi degli altri non ci tocchino assolutamente. Questa è una cosa frequentissima, capita tutti i giorni, sempre in qualsiasi ambiente di lavoro che si è giudicati, anche dal punto di vista lavorativo. Logico, magari vai non lo so, in uno studio di avvocati, logicamente non puoi andare vestita come sono io adesso, no? Cioè devi essere più sobria, niente collana, maglietta così, e niente bracciali, le unghie già non andrebbero bene, neanche rossetto rosso, cioè capito? Solo nell'ambiente mio di estetica va benissimo questo look, perché la gente mi deve vedere, i miei clienti che mi trucco, che ci tengo, anzi, che bel rossetto, lo voglio anch'io, che belle le ciglia così, le voglio anch'io, me le metti? Capito? La pubblicità è sempre quella che come ti vedono, come io quando vado da Mac che vedo quella ragazza, la commessa che c'ha quel bel rossetto, oh, ma mi fai vedere? Ok, dammelo che lo compro, capito? O la maglietta e così via. Quindi sapersi sempre comportare. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo, di questa faccenda, perché adesso che proprio arrivano le feste in questi giorni, c'è sempre questa ansia di essere giudicati dai parenti, o dagli amici oppure dai parenti del fidanzato qua e là che vai a casa del suocero, la suocera, oddio come mi vesto qua e là, che poi dopo vanno a dire però figlio mio con chi ti sei messa, guarda questa come appariscente, devi trovare una a casa e chiesa così poi dopo guardare le altre, vabbè, si fa per dire, vabbè, dopo queste parole di saggezza vi saluto e ci vediamo, mamma mia ragazzi, al 23 e basta, mi raccomando, iscrivetevi al mio social community Luisa Beauty, il link è qua sotto. Ciao!